Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di Lana e di Andrea Santoni dell'allevamento Il Salto del Lupo per parlare un po' di questo splendido animale, il lupo cecoslovacco. Dai Andrea, raccontaci un po' la tua esperienza e quello che sai insomma su questa razza. Allora, il cane lupo cecoslovacco, come potete immaginare, nasce dall'incrocio tra un lupo dei Carpazi e il pastore tedesco. E nell'82 è stata riconosciuta come razza, è un cane di grosse dimensioni, è un animale forte e molto intelligente e riesce a vivere molto bene anche in appartamento, seppure la mole è abbastanza grande, una femmina arriva a pesare diciamo dai 25 ai 30 kg con un'altezza al garrese che varia dai 60 cm ai 65 in media, e mentre un maschio è più grande, quindi più impegnativo. Diciamo che l'altezza al garrese per un maschio in standard dovrebbe oscillare tra i 65 cm in poi fino ai diciamo 70-71 cm al garrese, con un peso medio che varia dai 25-30 kg fino magari ai 40 kg. Il cane lupo cecoslovacco, in particolare Lana, è un cane molto affezionato al proprietario, alla famiglia, alle persone con cui condivide la sua quotidianità, e quindi nei momenti in cui io non ci sono o a casa non è presente nessuno, può risentire dell'assenza del proprietario, causando magari sì, sono animali molto intelligenti e che per esempio evadono facilmente recinzioni, e quindi se avete casa con giardino e non possedete una recinzione con un muro alto e una rete elettrificata solida, il cane potrebbe evadere e scappare. Quindi assolutamente le recinzioni sono uno degli aspetti fondamentali per non incorrere poi in problematiche con avvicinato o magari incidenti. La vita media di un cane lupo cecoslovacco è tra i 12 e i 16 anni. Sono cani che non necessitano di particolari cure per quello che riguarda il pelo, però ne perdono molto, quindi in appartamento per chi possiede un cane del genere c'è bisogno di una particolare attenzione nei periodi di muta. Il pelo estivo è sicuramente più gestibile di quello invernale. Allora, guarda, per curiosità, visto che loro comunque hanno tra gli antenati il lupo e quindi sono degli animali da branco, qual è la tua esperienza sia, diciamo, nel rapporto con il cane, sia quando hai solo magari un cane lupo, rispetto a quando magari ne hai di più che possono anche fare un branco loro interno? Diciamo, per quello che riguarda la mia esperienza e l'esperienza di clienti, e in generale sono riuscito a gestire meglio due soggetti insieme piuttosto che uno, perché generalmente un maschio e una femmina, o magari due femmine insieme, si fanno compagnia nei momenti in cui il proprietario non è assente e quindi non combinano danni all'interno di un appartamento o magari giardino. Il problema di questi cani è che soffrono d'ansia da separazione, e quindi per noia possono creare quindi diciamo sono un po' più soggetti a questa cosa magari rispetto ad altre razze. Sì, assolutamente sì, diciamo da quel punto di vista sono più impegnativi rispetto ad altre razze, però ecco, sono cani che sono particolarmente legati al proprietario, in particolare lei, che tra i miei cani è il soggetto più giovane, ha 18 mesi,
e ancora sta in una fase in cui non ha un ruolo definito all'interno del branco. Sono animali molto dominanti fra loro, quindi per esempio io a casa posseggo 7 lupi cecoslovacchi, però non convivono tutti insieme, in particolar modo le femmine durante i periodi di calore. Lei l'ha avuto da pochissimo, quindi è stata tenuta in casa e le altre femmine erano in giardino, altrimenti anche per sbalzi ormonali. Se avete problemi di aggressività. Sì, assolutamente. Cosa, da quello che leggevo, loro hanno anche uno sviluppo, diciamo, comportamentale più tardivo magari rispetto ad altre razze. Sì, assolutamente. E anche le gerarchie immagino che tendano a formarsi con sì. Il cane un po' più adulto. Sì, assolutamente sì. Tant'è che una femmina di cane lupo cecoslovacco, a differenza di un semplice cane, può andare in calore anche in età più più tardiva. Sì, tipo anche, sì, anche 3 anni, insomma. Ho avuto femmine che sono andate in calore anche a 4 anni. Anche perché lei vedevo anche che il fatto, nonostante adulta, ha avuto il calore, continua ad avere ancora alcuni comportamenti. Sì, sì, è molto, sì, da questo punto di vista è abbastanza cucciola. E poi un'altra curiosità riguarda il pelo, e vabbè, loro hanno questo pelo stupendo, ricco, molto. Leggevo anche idrorepellente, e necessita di cure? Qual è la tua... No, diciamo che ovviamente io, gestendoli tra casa e giardino, non lavo i cani spesso, capita poche volte durante il periodo estivo, se vengono in spiaggia con me al mare, insomma, per togliere il sale dal pelo, però nella maggior durante l'anno, insomma, non a parte le classiche spazzolate, non necessitano di una particolare attenzione. E invece volevo chiederti, per quanto riguarda la socializzazione, nel senso, sono animali, abbiamo detto già, sì, necessitano di una socializzazione, in particolare i miei nascono in casa e sono a contatto fin dai primi giorni con altri membri della famiglia, mia nonna in particolare, e anche con gli altri cani che compongono il branco. Ovviamente la madre nelle prime settimane viene lasciata con i cuccioli, ma dalla seconda settimana, diciamo, gli altri cani possono, generalmente entrano nella sala parto senza grosse problematiche. E poi il più spetta al proprietario del cucciolo, dai 2 mesi in poi, socializzare l'animale in vari contesti, che sia un contesto urbano, in famiglia, e magari farsi seguire da un buon educatore. Infatti, a proposito del proprietario, proprio questo volevo chiederti, nel senso, comunque un cane che consiglieresti anche a chi non ha mai avuto esperienza con questi cani, però magari facendo, diciamo, aiutare, sì, se accompagnati educatore. E seguiti da un educatore che conosce la razza bene del cane lupo cecoslovacco, sì. Però sicuramente è una razza che, rispetto a tante altre, è un po' più impegnativa, però sì, assolutamente. E invece, per quanto riguarda l'alimentazione, te segui qualche protocollo particolare, ti fai seguire da qualche esperto? Allora, avendone 7, per quello che riguarda l'alimentazione, i miei cani vengono seguiti da un tuo collega, che è anche nutrizionista. Diciamo che io con 7 lupi cecoslovacchi li gestisco bene con una dieta a base di un buon croccantino, però possono sviluppare delle problematiche legate a un malassorbimento, quindi in genere la maggior parte dei proprietari dei miei cuccioli seguono una dieta a barf, però anche qui non so se ne vuoi parlare tu, però sì, diciamo, quello che riguarda la dieta barf magari possiamo rimandare anche ad un'altra videopillola che potete trovare sempre sul nostro canale, anche perché qui andremo proprio ad aprire un altro mondo e esula un pochino dal contesto di quello che è.
volevamo parlare oggi. Ora invece parliamo un pochino delle patologie che solitamente possono colpire questa razza di cani. E in primo luogo la displasia dell'anca e del gomito, è una patologia di cui abbiamo già parlato, potete sempre vedere sulle videopillole, e di cui solitamente vi consiglio di vedere nella genealogia del cane, tanto questo risulta anche nel pedigree. Altre patologie a cui loro sono principalmente predisposti sono la mielopatia degenerativa, una patologia che insorge normalmente nella età adulta anziana del cane, intorno agli 8-12 anni, è purtroppo una patologia molto grave perché comporta un danno del midollo spinale che può portare fino addirittura alla paralisi. È una malattia purtroppo irrisolvibile, anche qui il consiglio è, visto che è una patologia ereditaria, è sapere se i genitori sono portatori del gene o meno. Stesso discorso vale anche per il nanismo ipofisario, anche se qui il paziente con un affetto di nanismo ipofisario si può vedere sin dai primi mesi di vita. E anche qui ci sono dei test genetici che vi consiglio di richiedere al vostro allevatore. Normalmente sono cose che te fai. Sì, assolutamente, anche perché quando programmo un accoppiamento, oltre a guardare il pedigree e la genetica del cane, vengono valutate anche tutte queste cose, la salute, che è la cosa fondamentale della razza, il carattere, assolutamente se i cani sono compatibili a livello di portatore o esente del gene. Sì. Okay. E in ultima cosa, come tutti i lupoidi, anche loro sono predisposti alla torsione gastrica, che è un'emergenza, nel senso è qualcosa che appena si instaura va subito trattato e quindi portato dal veterinario, più alcune patologie oculari o cardiache che possono essere meno frequenti e che possono essere valutate di volta in volta dal veterinario. Un particolare riguardo per quello che riguarda le patologie cardiovascolari è per la SAS, la stenosi subaortica, che è qualcosa che può colpire il cucciolo, e anche lì quindi può essere richiesto all'allevatore il fatto che i genitori siano esenti da questa patologia. Detto questo, spero che siamo riusciti ad avere una panoramica generale su questa splendida razza. Ringrazio un'altra volta Andrea Santoni. Grazie a te. Dell'allevamento Il Salto del Lupo, e soprattutto Lana per tutta la pazienza che ha avuto oggi. Qualsiasi domanda potete mettercela qui sotto nei commenti, e alla prossima. Ciao.